Sì, abbiamo dimostrato fino all'ultimo di essere veramente un grande gruppo, perché resistere contro una grande squadra come l'Alcamo, ben organizzata, composta da giocatori che hanno fatto categorie superiori, è stata veramente una bella impresa. Non a caso nelle due partite precedenti in campionato sono finite in parità e quindi lasciano dimostrare che c'era un equilibrio veramente sul filo del rasoio. Alla fine forse ai punti abbiamo vinto noi, però questa vittoria ci serve per dimostrare ancora a tutti e anche alla città di Castelvetrano che questa squadra vuole cercare di portare il più in alto possibile lo stemma, il nome di Castelvetrano il più lontano possibile. Ora ci aspetta mercoledì una grande battaglia per la finale e vediamo, venderemo cara la pelle come questo gruppo ci ha abituato fino ad ora. Abbiamo cercato di impostare la partita con le nostre armi, con le ripartenze veloci. Penso che alla fine, se andiamo a vedere le occasioni, noi forse qualche occasione in più l'abbiamo avuta. Loro, a parte qualche tiro da lontano, da lontanissimo anzi, da lontanissimo, poi non è che abbiamo corso grandi rischi, forse sul finire con Esposito, quando è riuscito a superare e qualche giocatore si è presentato là davanti, ma alla fine grossi pericoli ne abbiamo corso. Ripeto, è stata una partita molto equilibrata. Sono state le partite precedenti in campionato equilibrate, quindi c'era da aspettare una battaglia così, e alla fine ha vinto forse la squadra che ci ha messo più cuore in campo. Riviera è una grande squadra. Una grande squadra, basta vedere i giocatori che la compongono. Quindi staremo attenti e ripeto, imposteremo la gara con le nostre caratteristiche e vedremo quello che succederà. Noi ce la metteremo tutta, ripeto, per portare più in alto possibile la Folgore e la città di Castelvetrano. Poi alla fine tireremo le somme e vedremo. Però la gente deve stare tranquilla che noi ci metteremo il cuore, perché fino adesso siamo qui perché abbiamo messo il cuore. A proposito della gente, un plauso va dato oggi alla tifoseria rossonera. Il pubblico finalmente ha fatto sentire la sua voce, ha incoraggiato nei momenti cruciali le vostre ultime energie per questa battaglia vinta. Sì, dobbiamo dare merito alle poche persone, perché io mi aspetto molte di più persone. Forse una città di questo spessore forse potrebbe dare ancora di più. Forse sono ancora scettici su di noi, però cercheremo di riempire sempre di più lo stadio e dimostrare che valiamo il prezzo del biglietto. Tutte le partite hanno delle difficoltà importanti. Oggi, tra l'altro, affrontavamo una squadra che ai nastri di partenza doveva stravincere questo campionato. La Folgore anche oggi ha dimostrato che col cuore, con la determinazione giusta, può lottare e può vincere con chiunque. Siamo stati bravi a gestire questo fattore dei due risultati a favore, che non era facile. È chiaro che un allenatore deve essere bravo e lucido nelle varie fasi della partita. Era una partita un po' particolare dove i ragazzi avevano bisogno, fra virgolette, di un papà che gli indicasse la strada giusta. Io ho cercato, durante la partita, di dare i giusti accorgimenti. Poi i ragazzi sono stati bravi a mettere in campo, quello che provavamo e che facciamo tutta la settimana. Sono tutte partite difficili, sono tutte squadre che, ripeto, alla vigilia devono arrivare tutte davanti alla Folgore. E poi la Folgore è stata brava perché ha proposto un buon calcio, è stata brava perché ha gestito il campionato in maniera esemplare, direi io, perché questa è una squadra giovane che anche oggi ha dimostrato che si può giocare la partita con chiunque. A proposito di giovani, l'unico castelvetranese è Galfano, ha dato tanto oggi ed è una bella iniezione di fiducia anche per questa società che ha, come dire, allevato, ecco, un giovanissimo che ha dato il suo contributo per questa vittoria. Sì, io di solito non parlo mai dei singoli perché a me piace parlare del collettivo, però è chiaro che Claudio è un giocatore che a mio parere può ambire a categorie superiori. Terranova non guarda la carta d'identità, Terranova non guarda la città di provenienza di un ragazzo, se il ragazzo merita gioca.